Allora Andrea, per il ponte io suggerirei un'arcata ampia a schiena di somaro. Sì, ma la prima cosa che voglio sapere io è che materiale usiamo. Io lo farei di vetro. Eh no, ma non si vede. Sì, si vede, non si intravede, dai. Ma se lo facciamo invece di questo materiale come il pavimento? E se lo facciamo di glosto? È abbastanza terrone? Scusa, facciamo così, facciamo la base intanto di sta sasso qua. Ok? Questa base rimane così, mi piace, No, ah, fine. io lo faccio, lo costruiamo così, A l'arcata, quell'altezza lì. qua circa, con la base di sto coso qua e vediamo cosa viene. Dai, aspetta che vado a prendere sto materiale qui. Beh, Andrea, per la sanità mentale dei nostri amici. Ops, scusate, direi di accelerare. Sì. Da adesso in poi ci fermiamo solo quando dobbiamo decidere i piani d'azione. Mamma Esatto. mia, non si capirà niente. Thank you.
go when you put in speed. Remember the dream? I have it. Per dire, riprendo a parlare almeno per dire ai nostri amici che abbiamo fatto il gran ponte della sobrietà qui. Sì, sì. Lo vedo un po' troppo sobrio, secondo me qui manca una glossone all'inizio. Ah, adesso sì, perché era veramente sobrietto. Ma se ci mettiamo anche della lana colorata pacchiana. E delle fiamme sopra con un Harley Davidson che smarmita. Ascolta, faccio la torcia anti-mob perché mi sembra il caso di tenere i mostri alla larga dal nostro gioiello. Fanno un po'. A che distanza funziona secondo te? Non ho la più pallida idea. Io raccolgo la diamantazza dei campioni, la diamantazza dei campioni, e poi metto un po' di energia a caso qui, visto che ho segato tutta l'energia volando come una starnazza. Ma è un po' troppo sobrio sto coso. Sì, secondo me ci manca... Ma se ci mettiamo della lana rosa, non so. Sì, ci vorrebbe qualcosa di più tamarretto. Aspetta, ma vieni un attimo sopra casa di Ella e Kiria. C'hanno sti cosi colorati. Tamarri proprio. Ma non mi piacciono. Cosa sono questi cosi? Sono dei blocchi di un materiale questi qua. Vediamo. C'è un solo modo per scoprirlo, Andrea. Lo spacchi. Ecco, è un blocco di una magenta lamp. E con cosa si accende? Con la c'è una torcia. Sotto c'è la torcia, magenta lamp. Lamp. Ah, ma ce n'è tante. Andrea. Eh? E se cambiamo la scritta? No, dai, lascia stare. No, no. Sbattimento. La facciamo... C'è le redstone lamp. Ma come si crafta sta roba? Non sembra difficile, vediamo. C'è il glowstone e poi ci metti intorno... Sì, c'è un po' di sbattimento a fare i colori. Ma però io non lo vorrei. A me il ponte piace così, ti dico la verità. Lasciamo così. Questa è una bella texture, devo dire la verità, più raffinata, però ce la possiamo cavare. Andrea, io produco quella famosa torcia anti-mob. L'abbiamo vista in precedenza. È una torcia che tiene lontani i mostri. Beh, dai, lasciamo così il ponte per adesso, poi vediamo. Ai, servono 3 diamanti per ogni torcia e 2 redstone. Le redstone le vedo facili, il diamante mi sembra più avventuroso. E quanti ne vuoi? 64? Se me ne dai un po', Andrea, mi fai un gran piacere. E 64. Vabbè, se non ne hai di più, mi accontento di quello. No, ce ne ho di più, però facciamo un po' di economia. L'economia dei campioni, grazie. Certo. Grazie mille. Allora, aspetta, quindi... che vado a svolazzare un attimo a casa mia a vedere quanti diamanti ho. E ti ricordo che la metà sono miei. Vabbè, già te l'ho dati a sé. Sì, hai ragione. Allora, facciamo la redstone torch innanzitutto, tanto per sport. Mi sembra che in questa serie non l'abbia ancora insegnata. Esatto. Ma fra un po' chiudiamo l'episodio, perché sennò ci dilunghiamo troppo. Benissimo, benissimo, benissimo. Beh, direi che lo chiudiamo con la col crafting di questi oggetti qua. Esatto. Glowstone dust e ce l'abbiamo già addosso, quindi perfetto. E diamante, quindi direi che ce la possiamo fare. Con questo elemento qua, ecco qui, facciamo così, ne facciamo una. Bisogna adagiare la Philosopher's Stone al centro, e chiaramente non viene consumata, viene solo usata per la trasmutazione. Quindi uno, vabbè, facciamo queste e poi le restanti le farò con la fotocopia. Ecco, questa è la fotocopiatrice. La fotocopiatrice dovrebbe aver preso l'oggetto. Sì, questa è la fotocopiatrice. E come la chiami tu questa roba qui? Ma la transmutation cosa? Tac, ne ho fatte 64. Sì, io la chiamo fotocopiatrice. Ah. Ma benissimo. Se nel prossimo episodio andiamo a scavare, mi faccio un bel piccone di red matter e andiamo a scavare, è un po' che non lo facciamo. Perché la gente si annoia. Abbiamo rovinato tutto con quella porcheria lì, Andrea. Quale? Con quella centrale che hai fatto tu. La centrale di Sodoma e Gomorra. Vabbè, lascia stare, il Kirin ha fatto una cosa ancora peggio.
cosa vuol dire? Se ammazzo uno, allora tu puoi ammazzarne due. Sì. Ah, beh, se è così. Ma dove Se è sei? così, Dove sei, scusa? sto mettendo la centrale antimob da qualche parte. Però, giustamente, grazie a tutta la glowstone del cavolo che ho messo, beh, ma i mob in mezzo all'acqua non arriveranno, dai. Giusto. Sguazzano anche nell'acqua. E se sguazzano nell'acqua, a male che vada, distruggono tutto. Ti posso dire una cosa? Tutto quello che vuoi, Mettiamo anche niente. ste torce con una coerenza. Io l'ho messa più o meno simmetriche. No. Vabbè, mettile più dritte, dai. Ok. E ho le messe sull'albero. Ah, c'è ragione. Metto qua. Andrea, io credo che Sì. dovremmo salutare i ragazzi con questa prodigiosa opera architettonica Esatto, ci che mettiamo andrò in stanza. qua. Ok. Allora, ragazzi, picciotti, compariti, baciamo le mani, tanti saluti da Keledan. E Darkim. Ciao a Sì, tutti. ciao a tutti.